Mr. Beck, prima domanda è, lei parla di nuovi modi di apprendere, di imparare. Da qui a 15 anni, quali saranno questi nuovi modi di apprendere e di imparare? Well, the new ways of learning will be a mixture of what we see today and then, of course, digital solutions. Sicuramente nel futuro avremo dei metodi di apprendimento che saranno un misto di quello che abbiamo già oggi, però saranno principalmente delle soluzioni digitali, delle piattaforme digitali. Nel giro di 15 anni, quindi, riconosceremo molti degli aspetti odierni, però sarà un sistema più digitale, più individualizzato, che darà anche dei risultati sicuramente migliori. Dove si imparerà? It will be achieved everywhere actually because we believe that one of the key things of actually learning in the future is to si imparerà ovunque. Un elemento chiave nell'apprendimento futuro saranno i nuovi strumenti che avremo a disposizione anche sul posto di lavoro, per cui si apprenderà meno nelle università e nelle scuole, molto più sul posto di lavoro, e si tratterà quindi di un apprendimento autentico, cioè legato alla vita vera e non chiuso nelle scuole. That looks like the real world and not like the classroom. So learning wherever you go and wherever you are. Si apprenderà anche in maniera più interdisciplinare, cioè non più discipline, non più materie fisse e standard, ma un mix di queste. Yeah, I think it will be interdisciplinary, and it will be of course you need the basics. You need to be able to read and you need. Sicuramente sarà un metodo più interdisciplinare, naturalmente serviranno le basi, quindi bisognerà imparare a leggere, a scrivere e a fare di conto, però si tratterà anche di risolvere problemi reali, quindi non più come si faceva negli anni 50 e 60. E sicuramente l'avvento di internet è decisivo in questo senso. This is the invention of the internet and that has also changed the way we learn and the way we adapt to the future. I lavoratori saranno chiamati a una formazione continua. Yeah, that's probably one of the basic facts of learning in the future, that as we see more and more changes happening in the world. Sì, sicuramente si tratterà di una formazione continua, quindi l'apprendimento che finora è sempre stato legato all'infanzia si amplierà, si allargherà e non, sostanzialmente non si fermerà mai. Questo non riguarderà ovviamente tutti, ma sicuramente la maggior parte delle persone. At work throughout our whole life, so that's true. Professor Massarenti, proprio in estrema sintesi, lei si è occupato di questa settimana, come cambieranno la trasmissione dei saperi, la scuola, il modo di apprendere. Ecco, da qui a 15 anni la sua prospettiva qual è? Ma la mia prospettiva non è una prospettiva di previsione, cioè noi non dobbiamo pensare al futuro come qualcosa da prevedere, ma dobbiamo pensare a una strategia per il futuro in cui i saperi acquisiscono un'importanza fondamentale, il nuovo modo in cui noi possiamo apprendere a scuola ma anche nella vita, perché per tutta la vita noi saremo costretti, non ci sarà più un lavoro che faremo per tutta la nostra esistenza, questo è un fenomeno già evidente da molto tempo che si accentuerà sempre di più, quindi bisogna avere dei saperi molto elastici, molto, se vogliamo, anche anticonformisti, non basati sulle nozioni, sull'autorità, ma su una capacità di risolvere problemi con delle competenze, delle capacità che si autorinnovano continuamente. Ecco, quindi dovremmo avere anche un'idea di cittadinanza molto più elastica, un sapere critico che si forma continuamente e quindi in questo dobbiamo rivedere un po' tutto. Dobbiamo rivedere innanzitutto la scuola, che è il cardine fondamentale di tutto il sistema della costruzione dei saperi. Dobbiamo tener conto che ciò che insegniamo a scuola deve collegarsi direttamente a ciò che ormai noi sappiamo dalle scienze cognitive, dalle scienze del cervello, di quali sono i momenti migliori per imparare alcune cose. Per esempio, io saluterei con grande con un piccolo applauso, diciamo, la decisione del ministro Carrozza di insegnare le lingue fin da piccoli, perché il cervello è pronto a imparare in maniera molto naturale le lingue fin da piccoli. Era assurdo insegnarle solo a 12, 13, 14 anni, quando invece dobbiamo fare molta più fatica. Lo stesso vale per le matematiche, lo stesso vale per la spazializzazione. Ecco, tutte queste cose dobbiamo un po' rivederle, dobbiamo ricostruire il nostro panorama dei saperi, i modi di insegnarlo, il modo deve essere molto più aperto, incentrato sulle capacità dell'individuo di cavarsela da sé in situazioni in cui non è detto che sappia che si troverà. Quindi capacità di basarsi su dei saperi solidi, dei saperi comunque
in cui il problem solving, la capacità di muoversi da parte degli individui è fondamentale, e quindi capacità non tanto di prevedere quanto di costruire mano a mano il futuro con le capacità necessarie. Allora, da quei 15 anni come cambieranno un po' i saperi, la scuola, l'istruzione? La domanda direi che è abbastanza impegnativa da qui a 15 anni. Attualmente vediamo che ci sono delle cose che molto spesso sono trascurate, che sono, diciamo così, dei modelli di apprendimento che si vanno in qualche modo a identificare come ciò che può essere la formazione, insomma, facendo, può essere la formazione che si va in qualche modo a integrare, insomma, con quelle che sono le realtà più nuove, che ad esempio, insomma, hanno a che fare molto spesso con il prendere coscienza, insomma, attraverso quella che è, diciamo così, l'operatività diretta, insomma. Dal punto di vista, diciamo così, delle cose che potrebbero cambiare, secondo me potrebbe essere sempre più richiesta e quindi potrebbe trovare, diciamo così, un valore nel futuro, quello che è la capacità di, come dire, e lo userò anche forse successivamente in quello che sarà l'intervento, la capacità di imparare a disimparare per imparare. Userei questo tipo di formula, nel senso la capacità e in qualche modo la disponibilità anche psicologica nel rinnovarsi, insomma, in continuo attraverso, insomma, quelle che sono, insomma, nuove formule, anche attraverso quelle che sono le competenze che devono essere molto spesso abbandonate. In una battuta, che cosa si aspetta da questa settimana del Future Forum? In una battuta mi aspetto, insomma, di avere qualche visione possibile sul futuro, insomma, qualche visione che possa darci anche qualche, insomma, segnale verso cui andare. Quindi, insomma, direi che l'importanza di questo tipo di iniziative è quella, insomma, di darci segnali, insomma, da poter cogliere e su cui poi, insomma, percorrere delle strade.